Il proverbio recita: anno bisesto, anno funesto. Ora io un po' di sfiga ultimamente ce l'ho. Questo che state vedendo non è il video originale, è il video bis, chiamiamolo così. Il video originale l'avevo cominciato con un Mac Pro, la versione 1.1, il primissimo, quello del 2006, quello che vedete qua da queste parti. Ebbene, quel Mac a un certo punto ha pensato bene di non funzionare più. E allora sai che c'è? Rifacciamo tutto il video. Crepi l'avarizia! Ma alla fine, dopo vari short e reel tra Instagram e YouTube, di che video stiamo parlando? La colpa di questo video è di questa tastiera. Questa tastiera l'ho sempre voluta. Allora, non è una tastiera Apple, o meglio, non la vende Apple direttamente. È una tastiera Apple, quello sicuro. Però i tasti colorati sono di un'altra azienda, la Logic Keyboard qualcosa, che ora fa quelle alluminium colorate. Questo è il modello vecchio, ma non è questo il discorso. Il nocciolo del video è che quando ho visto sul mercatino dell'usato questa tastiera, che l'ho sempre voluta, ripeto e sottolineo, mi ci sono buttato a capofitto e mi sono detto: perché non fare un video e far vedere ai miei follower come si acquisiva, come si editava un video in 4/3 20 anni fa? Da una telecamera non proprio analogica, ma neanche del tutto digitale, una mini DV, una via di mezzo sostanzialmente tra l'analogico e il digitale. Quindi accenderemo il flusso canalizzatore e salteremo indietro di 20 anni. 3, 2, 1. Ed eccoci qua, nel magico mondo dei 4/3, semi barra digitale barra analogico, non si capisce bene quello che roba è. Di sicuro è un 4/3 formato PAL. PAL, raccomandato dai migliori allevatori. 720x576, sigla che ne vedremo delle belle. Benvenuti ai nuovi e bentornati ai vecchi. Come dicevo prima nell'intro, questo video è nato perché ho trovato su mercatini dell'usato questa tastiera. Questa è una tastiera specifica per Final Cut, ovvero il software di editing di montaggio video che si usa in ambiente Apple, ovvero OS X nelle sue varie versioni. Cos'ha di particolare questa tastiera? Niente, i tasti colorati, come potete vedere, sono tasti che per ogni colore raggruppano più o meno una funzione e quindi facilitano il lavoro per l'editing e del montaggio, ovvero a colpo d'occhio si trova subito la scorciatoia da tastiera per attivare una determinata funzione e per velocizzare tutto il flusso di lavoro. Ora io appena l'ho vista sul mercatino mi ci sono fiondato a capofitto. Ho subito pensato a un video per voi, un video in cui vi potrei far vedere come si montavano, ma soprattutto come si acquisivano i video in 4/3. Non vuole essere un tutorial, però vuole essere un'infarinata, vuole essere una rispolverata di quello che succedeva 20 anni fa quando dovevamo acquisire il filmino delle vacanze, il filmino del compleanno, il filmino della festa, qualsiasi filmino fatto con una videocamera in 4/3 formato PAL, in questo caso mini DV, ma in altri casi poteva benissimo essere un mini VHS o un VHS formato standard, una telecamera di quelle che si portavano a spalla che pesavano un quintale. Ora io non so bene come stanno venendo questi video, dato che il Mac Pro mi ha abbandonato prima di acquisire già quelli fatti durante la settimana. Penso che forse è meglio tornare nella nostra fidata Sony, la ZV-E10, 4K, microfono esterno, e sono sicuro che quella va bene. Rifacciamo il conto alla rovescia e torniamo sul nostro 16 noni che ci piace tanto. 3, 2, 1. Oh, finalmente nel nostro Full HD, cioè io registro in 4K, voi la vedete in Full HD perché fare l'upload in Full HD è meglio. 4K è pesantuccio per fare l'upload, visto che non ho tanta linea. Comunque, non voglio riempirvi di pipponi, vi faccio subito vedere l'attrezzatura. La tastiera ormai l'avete vista, avete capito, è una tastiera originale Apple con i tasti colorati di un'altra azienda. È un layout internazionale, ma a noi ci va bene lo stesso. Difatti è identica a questa che è l'originale layout italiano, né più e né meno, sono due gemelle, solo che questa ha i tasti colorati per facilitare il flusso di lavoro, ma questo l'abbiamo già detto. Poi ci avvaloreremo della potenza bruta del Mac Mini del 2006, un Intel Core 2 Duo da 2 giga, ovvero
questo catorcino qua, che già avete visto in un video. Vi lascio qua da qualche parte la miniatura e il link in descrizione se vi siete persi il video di questo Mac Mini. È uno dei primi Mac Mini su base Intel che mamma Apple ha sfornato. Perché questo? Allora, il Mac Pro morto e quello lo ripristinerò a tempo debito, perché questo comunque ha un ingresso barra uscita FireWire 800, ovvero questa porta qua. La porta FireWire è indispensabile per le videocamere mini DV. Ogni telecamera mini DV ha un'uscita FireWire che si innesta perfettamente, ovviamente con il cavo giusto, su questi Macintosh. Che sia una FireWire 400, che sia una FireWire 800, comunque ci sono, sia sulle telecamere mini DV, sia su ogni Mac in commercio. Tranne gli ultimi, perché la FireWire si è trasformata, passatemi il termine, in Thunderbolt. Però per chi ha ancora mini DV in giro, perché ha ancora queste videocamere, magari degli hard disk FireWire, magari delle altre periferiche FireWire, sono ancora delle ottime porte perché sono veramente veloci. E collegare questa mini DV tramite l'apposito cavo a un Macintosh con su il software Final Cut Pro, ovvero quello di Editing Video, vedrete che questa telecamera può essere gestita dal software stesso. Play, stop, avanti, indietro e tutto quello che c'è da fare mentre si acquisisce il video. Importazione che purtroppo dura l'intera durata del video, quindi tocca assorbircelo tutto, perché tocca premere play sulla telecamera mentre il software acquisisce. E non c'è la schedina di memoria che stacco da una parte, metto dall'altra e sposto il file. No, il video dura un'ora, l'acquisizione dura un'ora. Amen. Ma ora passiamo ai fatti. Allestisco tutta la baracca che vi faccio vedere materialmente come facevamo 20 anni fa ad acquisire un video in mini DV in formato PAL 720x576. Postazione allestita, ma prima di mostrarvela vi voglio far vedere la videocamera perché ha delle chicche veramente interessanti. La prima cosa che voglio farvi vedere è che viene fornita nella confezione, questo non è un accessorio che si compra a parte, la batteria finta in modo da non avere più problemi delle cariche e delle scariche. Questo è il mirino che si può estendere, casomai uno avesse una batteria più voluminosa. Qui abbiamo un joystick dove si può selezionare il modo di ripresa, il modo per vedere il registrato, scattare le foto, rivedere le foto. E quest'altro non mi ricordo che roba sia. Ad ogni modo a noi ci interessano i primi due, registrare e vedere il registrato. Questo è il bottone di scatto per far partire la registrazione, tasto on off classico. La foto viene registrata qua dentro in questo slot per le SD, a patto che uno ci metta dentro un SD, ovvio. E questo qua è il connettore FireWire, quello che ci interessa oggi, ovvero il tema di questo video. Qui abbiamo una slitta porta accessori che potrebbe essere interessante per un faretto o per un microfono aggiuntivo. Ma quello che volevo farvi vedere soprattutto di questa videocamera è questo sportellino qua, dove qui abbiamo l'uscita audio video analogica, ovvero i classici cavetti RCA, quello giallo, bianco e rosso che tutti conosciamo. Ma questo che volevo farvi notare è questo qua, questo connettore qua, per il microfono aggiuntivo o microfono ausiliario o comunque un microfono esterno. Non tutte le videocamere ce l'hanno ed è molto molto importante. Rimanendo in tema di microfono, questo è quello principale suo integrato stereo che acquisisce audio in due canali, destro e sinistro. Qui c'è un sensore a infrarossi per il telecomando. Questo telecomandino qua, che è molto 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 comodo, non è affatto scontata la presenza. E qua c'è il vano cassette e ora vi faccio vedere. Si apre a mano, questo non è meccanico, però questa sì. E questa è la nostra cassettina DV da un'ora di video. Il cavo che userò è questo qua, per collegare la videocamera al computer. Questa è la nostra postazione di lavoro, videocamerina collegata col cavo FireWire 800. Mouse originale Apple, tastiera famosa ormai, artefice di tutto il video, dove dietro ci sono due prese USB, una è per il mouse, una a piacimento per quello che volete, monitor preso a casaccio dalla tana. Dietro al Mac Mini siamo messi così, alimentazione, cavo FireWire 800 maschio 9 pin, prima uscita video del Mac Mini, che va sul cavo VGA che va a finire al Mac Mini M1 sulla scheda di acquisizione HDMI. Seconda uscita video che va sul cavo VGA del monitor. Questo cavetto USB
alimenta il convertitore VGA HDMI per la scheda d'acquisizione. Vabbè, chiavetta USB non ci interessa. Questo bianco è il cavo della tastiera, che va a finire qua. Questo jack audio è collegato con l'uscita audio del Mac Mini, che va nel cavo di acquisizione HDMI, sempre quello che va a finire laggiù. E questo è quanto. Tutti i collegamenti sono stati fatti, la telecamera è accesa nel selettore Play. Apriamo Final Cut Pro, la 10.3.4, cioè l'ultima disponibile per il Captain. Chiudiamo questa perché tanto non ci interessa. Creiamo una libreria, nuova library, e la chiamiamo Test Zack. Dobbiamo importare i media. Qua su già ci vede la Panasonic NVGS. E qua sotto abbiamo tutti i comandi per andare avanti, indietro, play, stop, eccetera, eccetera. Qua minuto 19, quindi dobbiamo andare indietro col nastro. Io sto comandando la videocamera tramite il software Final Cut, non la sto toccando. Fosse stata una VHS, c'era da farla a mano. Ok, nastro riavvolto completamente. Qua tutte le opzioni che ci mette a disposizione sono un bel po', ma l'importante è che aggiunga i file a questo evento. Vengano ovviamente copiati perché non c'è altra opzione. E io selezionavo sempre di analizzare il video per il bilanciamento del colore e di fissare eventuali problemi audio. Non ci resta che cliccare su importa e ci vediamo tra un po' a importazione terminata, così vi risparmio il supplizio. Magico mondo dei 4/3, più o meno analogico, più o meno digitale. Primo errore. Va bene, ci vediamo tra un po'. One hour later. Una volta acquisita la porzione di video che ci interessa o l'intera cassetta, dipende dalle esigenze, ci si trova in questa situazione. Qua ci sono le clip appena importate. Nell'inspector ci fa vedere che la risoluzione è 720x576, 25 frame, formato PAL. Allora io mi creerò un nuovo progetto, senza stare a gestire tante opzioni perché non è questo il video. Metto giù le clip importate e guardate che succede. Io per esempio qua, che c'è una zona di silenzio, premo la B di Blade, mi fa l'icona alla metà, faccio un click dove voglio tagliare, un altro click, poi premo la A, che è la freccetta, e con e taglio questa porzione. Ritorno qui su B, quindi su Blade la metà, e taglio tutto questo pezzo perché tanto sicuramente non serve. Premo la A per avere la freccetta questa qua e il delete e così via, finché non taglio tutti i pezzi silenziosi, tutte le battute sbagliate e via dicendo. Ma non è un tutorial per Final Cut. Esportiamo tutto in un unico file che poi me lo edito per bene sul Mac Mini M1. Ed eccoci arrivati anche alle conclusioni di questo video. Questo è il telecomando con cui ho fatto partire la registrazione senza dovermi alzare, che sembra una bischerata ma è comodissimo. Tra le varie cose ho ancora il manuale, il che è ben gradito, anche perché tutte le funzioni che ha quella videocamera lì io onestamente non me la ricordo. Ho spostato tutta la baracca di qua per fare un po' di spazio perché il 4/3 ovviamente è più piccolo. Io spero di aver fatto cosa gradita, di avervi sbloccato un ricordo, perché per me è un ricordo, è un bellissimo ricordo. Io con questa videocamera ho iniziato a interagire col mondo dei video, col mondo dei formati, col mondo delle risoluzioni, dei colori, di tutto quello che ci gira intorno. Questa risale a circa il 2006, a cinque spanne, in un periodo in cui me la regalò un mio carissimo amico per il matrimonio. Da lì poi è iniziato il tutto, ho comprato il primo Macintosh, ho abbandonato Windows, mi sono appassionato a questo mondo e oggi eccomi qua, con voi, a farvi vedere i video su YouTube. Io arrivati a questo punto vi ringrazio di essere arrivati fino qua, vi invito a iscrivervi se non l'avete fatto, di lasciare un bel pollicione, un bel commento perché tanto sapete che rispondo a tutti, pure agli hater come l'altro video, quindi non ci resta che salutarci e ci vediamo al prossimo video. Ciao!